Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video nel quale parleremo di un sintomo molto comune, come vedremo dalle mille sfaccettature, perché parleremo di dolore e soprattutto sensazione di stanchezza alle gambe. Non parleremo di dolore in un punto preciso, ma parleremo, come vedremo tra poco, di una sensazione di fondo. Si tratta di un problema estremamente diffuso dalle molteplici cause, ma come vedremo ci sono in particolar modo due muscoli ad essere protagonisti di questo sintomo, che sono lo psoas e il diaframma. Quindi vedremo perché sono protagonisti di questi sintomi e vedremo anche degli esercizi che possono aiutare fin da subito a migliorare la situazione. Cos'altro poi può aiutarti a migliorare la situazione? Beh, allora ti invito ad approfondire. Facciamo un attimo un passo indietro. Io sono Marcello Chiapponi, sono un fisioterapista. Nella vita aiuto le persone a risolvere dolori muscoloscheletrici e problematiche di questo genere. Lo faccio in buona parte attraverso le mie metodiche espresse sotto forma di percorso online. A riguardo dell'argomento di oggi, ho creato un mini percorso che poi nel tempo non è in realtà diventato, non è così mini, nel tempo è diventato un bel percorso che si chiama Riattiva Psoas e Diaframma ed è proprio specifico sul migliorare la situazione, ottimizzare, massimizzare le performance di questi muscoli. Ci sono un sacco di potenziali di beneficio intorno a questi muscoli e quindi intorno a questo tipo di rieducazione ed esercizio. Ne vedremo alcuni esercizi, ma poi ti consiglio sicuramente di approfondire con il mio percorso. Ci sono una serie di lezioni di prova gratuita, trovi i link per la prova gratuita nella descrizione del video. Intanto che vai a guardare i link nella descrizione del video, allora non dimenticare anche di lasciare un mi piace, magari lasciare un commento descrivendo anche quelle che sono le sensazioni che provi a livello delle gambe. Bene, allora vediamo innanzitutto di che cosa parliamo. Dicevamo, non parliamo di un dolore specifico alle gambe, quindi dolore al ginocchio, dolore al gluteo, dolore al polpaccio, no, è più che altro un dolore un po' diffuso, una sensazione di stanchezza, cioè le gambe, quasi come se mi cedessero. Ma poi se in realtà le muovi, chiedo di muoverle, ma no, ma si muovono normalmente, però quasi come se non, le sento quasi come se non avessero forza. A volte si accompagnano sintomi come il bruciore oppure la tensione. Molto spesso la persona riferisce mi fanno male i nervi. In realtà i nervi c'entrano, intesi come fili elettrici, c'entrano solo fino a un certo punto, ma si ha proprio questa sensazione di gambe che tirano. Ecco, quindi è qualcosa che è molto diverso da un problema muscolo-scheletrico. Mi fa male il ginocchio, il problema è il ginocchio. Questo tipo di sensazioni sono legate ad altre cause. Ci sono chiaramente un mix di fattori, ma in questo mix di fattori, questi due muscoli, la tensione, la contrattura di questi due muscoli, che poi lo psoas e l'iliaco li possiamo, infatti si parla spesso di lo psoas, li possiamo considerare insieme, ma la tensione di questi due muscoli è sicuramente un elemento chiave, lo psoas, l'iliaco e il diaframma. Possono essere molto contratti e molto tesi per vari motivi, ecco perché è un problema, diciamo, multifattoriale, ma il fatto che lo siano è sicuramente molto importante. Perché? Beh, se parliamo di diaframma, puoi facilmente vedere che i grossi tubi vascolari che portano sangue alle arterie inferiori e riportano il sangue verso il cuore devono necessariamente passare in mezzo al diaframma, dei buchi ricavati nel diaframma. Se il diaframma è troppo contratto, cosa succede? Che questi tubi si strozzano? Ma per l'amor del cielo, no! Però sicuramente un tubo strozzato è un tubo dove poi la circolazione a valle della strozzatura è un po' più difficoltosa, è un po' più problematica, il sangue arriva lo stesso per l'amor del cielo, ma è sempre meglio se non ci sono delle strozzature. In più il diaframma è il principale protagonista con il suo movimento su e giù del movimento dei visceri, dell'intestino, dello stomaco, del fegato. Bene, questi visceri si muovono e spingono poi sul pavimento pelvico. Ecco, tutto quello che succede in questo
in questo movimento, in questa peristalsi, fondamentalmente è molto importante per quello che succede anche a livello degli arti inferiori, perché più aumenta la tensione a livello del pavimento pelvico e più aumenta potenzialmente anche la sensazione di fastidio agli arti inferiori. Ecco perché il diaframma è sicuramente un bel protagonista. Lo psoas è anche lui un gran, lo psoas è un grande protagonista delle sensazioni sugli arti inferiori, perché? Perché nel passaggio tra psoas e iliaco ci passa il nervo femorale. Ripeto, è diversa un po' la sensazione di nervi che tirano, se più che altro sarebbe giusto dire i muscoli che tirano, ma in realtà anche questo nervo ha qualche cosa di molto importante, passa in mezzo tra l'iliaco e lo psoas, è un nervo che porta la sensibilità al movimento alla parte anteriore della gamba, eccessiva contrattura dello psoas, eccessiva compressione sul nervo, sensazioni spesso sgradevoli. A valle naturalmente. Ecco quindi che la tensione di questi due muscoli, come vedi, ha diversi meccanismi per cui può riflettersi sugli arti inferiori. Ebbene, dicevamo però, perché questi muscoli possono essere eccessivamente tesi e contratti? Beh, chiaramente ci sono delle cause posturali, per esempio lo stare molto seduti in posizione chiusa, chiude il diaframma, chiude lo psoas, che è un flessore dell'anca naturalmente. Ci sono dei motivi di tipo metabolico, il fatto di avere costante infiammazione, per esempio intestinale, cosa che succede a moltissime persone, vogliamo che si rifletta positivamente su dei muscoli che sono praticamente attaccati? Assolutamente no. E poi naturalmente ci sono delle cause significative a livello emotivo. In particolar modo il diaframma è uno dei muscoli più emotivi che abbiamo, logicamente, perché una delle prime cose che facciamo è bloccare il respiro. Ecco che gli input, quelli che io definisco input negativi a questi muscoli, possono essere tanti e quindi tutto questo può riflettersi a valle sugli arti inferiori. Ecco perché la rieducazione, il miglioramento generale di questi muscoli è un qualcosa che aiuta molto su questo tipo di problema, sulla stanchezza, tensioni, bruciori e così via agli arti inferiori. Adesso andremo a vedere alcuni esercizi, ma poi ti dico, questi muscoli rispondono bene quando viene fatto un bel lavoro completo. Non c'è da andare a cercare esattamente l'esercizio che deve fare al caso mio perché io sono fatto così. No, hanno bisogno di un lavoro di rieducazione completo perché co veramente gli aspetti sono tanti. Quindi, per scoprire come massimizzare, come diciamo portare questi muscoli al loro migliore stato, vai a vedere le lezioni di prova gratuita del mio percorso Riattiva Psoas e Diaframma, perché vedrai che inizierai ad avere benefici da subito. Andiamo a vedere un assaggio, ma ti invito poi ad andare nei link nella descrizione del video per diciamo accedere immediatamente a quella che è la prova gratuita di Riattiva Psoas e Diaframma. Bene, allora la prima cosa semplicissima che ti consiglio di fare è il classico allungamento da calciatore, da corridore, l'allungamento del retto femorale. Già fare su base costante questo esercizio è spesso un ottimo aiuto. Quindi io mi afferro la caviglia, se non ci arrivi uso una prolunga, uso un asciugamano, lascio che la gamba ritorni, che il ginocchio vada a contatto più vicino possibile all'altro e poi usando la mano vado a portare indietro la gamba finché non si crea una tensione anteriore. Ecco, la cosa che però voglio fare per massimizzare l'effetto è sicuramente raddrizzare bene la schiena, ma soprattutto mentre lo sto facendo, visto che voglio coinvolgere anche il diaframma, inspiro tutto ed espiro completamente. Non ha importanza come respiro, basta che non sia un respiro troppo veloce, un respiro lento e completo, completo, torace, diaframma, tutto. Semplicemente tutto dentro, tutto fuori. Fai 3-4 respiri da una parte, 3-4 respiri dall'altra. Questo è già un ottimo inizio. Poi, chi diciamo segue i miei canali, chi segue i miei contenuti, avrà visto tantissime forme di allungamento dello psoas, avrà visto che lo propongo per tantissime cose perché effettivamente è un esercizio estremamente utile. In questo caso possiamo vedere, diciamo, una variante che coinvolga in modo particolare il diaframma. Però ti consiglio di farla se prima hai provato un po' di allungamento standard. L'allungamento standard in posizione in piedi è una gamba avanti, bene avanti, una gamba bene indietro. Tengo quella dietro bella dritta, raddrizzo la schiena non buttandomi all'indietro e piego appena appena questa gamba creando una tensione qui. Ok?
Una volta che hai preso un attimo confidenza in questo esercizio, riesci a fare, hai già fatto qualche volta, trentina di secondi da una parte, trentina di secondi dall'altra, tre o quattro giri, allora coinvolgiamo un po' di più il diaframma. Il primo modo in cui lo coinvolgiamo è sicuramente, come abbiamo fatto prima, dei bei respiri profondi. E se li fai, sentirai che quando inspiri completamente e quando espiri completamente, la tensione a livello della gamba cambia, proprio per questo collegamento che c'è tra psoas e diaframma, sono vicini di casa. Ma se vogliamo coinvolgere ancora di più, posso portare in alto un braccio e spingere in alto e anche inclinarmi, fondamentalmente inclinarmi da questa parte. Ora, non voglio che si creino tensioni eccessive, le tensioni devono sempre essere modeste, però in questo modo naturalmente ho dato un bel coinvolgimento alla gabbia toracica e quindi anche il diaframma. Faccio un bel respiro, mi appoggio sempre a qualcosa per l'equilibrio, 3 o 4 respiri da una parte, 3 o 4 respiri dall'altra. Ecco, questo qua è un ottimo modo per coinvolgere direttamente sia lo psoas che il diaframma. Poi, come dicevo, questi muscoli rispondono bene a tante altre cose, ci sono tante altre cose da fare, vai a vedere il mio programma, vai a vedere le lezioni di prova gratuite, vai a vedere il link nella descrizione del video, questo l'ho già detto diverse volte, però questi sono ottimi inizi anche per provare quotidianamente com'è la risposta dei tuoi muscoli a questi esercizi. Bene, per questo video è tutto, se il video ti è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali, lascia magari un commento con quelle che sono le tue sensazioni a riguardo di questo problema. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.